stata una finale equilibrata con il Val di Chienti, che è un'ottima squadra, che inizialmente, no, inizialmente no, verso la metà, fine del primo tempo ci ha messo in difficoltà, ed è giusto rimarcarlo, però senza che il nostro portiere abbia mai fatto un intervento. Quindi una finale realmente equilibrata, decisa da una situazione secondo me estremamente dubbia. Vista dalla mia panchina, direi che il rigore poteva essere non fischiato. L'ha fischiato, da quel momento in poi la partita l'abbiamo fatta noi, abbiamo cercato in tutti i modi di pareggiarla. C'è un episodio estremamente dubbio in area loro, visto con un fermo immagine mi ha fatto vedere, direi che è molto 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 dubbio. L'arbitro lì non ha avuto il coraggio e se si è giocata la finale su un episodio, l'arbitro deve essere più sicuro su quello che faceva. Comunque non voglio piangere, perché i ragazzi miei hanno dato tutto quello che avevano, i ragazzi del Val di Chienti hanno dato tutto quello che avevano, quindi la finale è stata equilibrata. Devo dire che abbiamo avuto un giorno in meno di recupero, e questo un pochino mi ha lasciato un po' di amaro in bocca. Ma ripeto, vedere mobilitare tante persone, venire da Urbino e alla fine applaudirci nonostante la sconfitta, credo che ci debba rendere soddisfatti. Secondo me ha vinto la squadra che ha meritato. Io, dal mio punto di vista, abbiamo fatto una partita importante, concentrati. Abbiamo concesso qualche errore individuale dove loro hanno avuto qualche occasione. Il primo tempo, soprattutto il secondo tempo, erano tutte palle lunghe messe in aria per sfruttare le loro qualità fisiche, che hanno giocatori di struttura, di altezza. Quindi, però, siamo stati bravi. I ragazzi la volevano a tutti i costi e secondo me se la sono meritata. È sempre un evento importante che dopo passano gli anni te lo ricordi sempre, almeno io la mia esperienza mi ricordo tutte le finali che ho fatto, quindi è una bella cosa, quindi ne avevamo parlato con i ragazzi, io vi ho detto al di là di come andrà, vi la ricorderete per sempre, quindi è tanto merito di loro per l'impegno, per la dedizione, tanto merito dello staff che lo vorrei nominare se posso, Matteo Pazzi, Giorgio Ardelli, Nicola Quintini, Carlo Moroncini, Mario Giorgi, quindi gente che tutti i giorni lavoriamo seriamente, non ci vogliamo fermare, faremo di tutto per raggiungere obiettivi importanti.